Buongiorno, allora ho voluto riprovare la tecnica cloud che l'ultima volta, se avete visto il video, andatelo a vedere, ve lo metto qua sopra o sotto, oppure andatelo a prendere voi. E mi erano uscite tutte molto bene, ero molto soddisfatta, era venuto più che effetto cloud, un effetto un po' foulard, poi una roba un po' strana di alcune, però erano carine, soprattutto il famoso color cagarello non c'era, quindi benissimo. E come dicevo in quel video, avevo seguito le colorazioni che aveva utilizzato Daniel Cooper. Adesso qui ho riprovato a farlo, ho messo anche altri colori e vediamo un po' che cosa è uscito. Poi ho fatto altre cose, questo, questo e questo. Allora, vediamo, qui sono gli orecchini che l'altra volta mi era piaciuto la combo che era uscita, qui li ho fatti sul rosa viola, non sono per me, voglio vedere come escono. Sono sempre gli stampi di Igea, non si vede tanto la differenza di colore, benissimo. Avevo usato nella parte centrale, quindi questo diamantino qui, un rosa. È diventato viola e qui attorno il viola, però fine diventa tutto viola, però no, va bene. Poi aspettate che vi sposto, qui abbiamo l'altro stampo, anche questo fatto rosa, proprio colore che non piace a me, ma detto se c'ho un bel po' di gente a cui piace il rosa. Lo stampo è questo, quindi ho detto se voglio vendicchiare qualcosa bisogna che faccio anche questi altri colori, ed è uscito così. Questo è, non è un chameleon, cavoli, c'era una macchietta qui, mi sono accorta, mannaggia. Come vi dicevo, questi qui volevo provare ad aggiungerci qualche strassino di quelli che mi sono rimasti del Diamond Painting. Poi adesso, quando ritiro fuori tutto, vedo come fare e vi farò sapere. Poi qui l'albero della vita, sempre sul rosa. Vediamo se anche stavolta non mi sono venuti buchi, perché ho passato in tutto il contorno con l'ago stuzzicadenti, quindi dovrebbe essere uscito bene. E mi pare proprio di sì, eccolo qua, solo che è un po' macchiatino qui. Allora, boh, si vede che anche qui nell'altro c'era qualcosa nel colore che non ho mescolato bene. Che strano. Vabbè, dopo andrò a risaltare i colori con l'oro, presumo, e comunque dopo vi farò vedere. Comunque iniziamo a vedere un po' queste creazioni. Incrociamo le dita perché generalmente quando mi vengono una volta per sbaglio, poi perché se vedete anche il video dove le abbiamo create insieme, vi metto qui anche quello, che è il terzo ultimo praticamente, e vedrete che era un macello, quindi che non ci avrei mai creduto, e invece alla fine sono venute bene, quindi adesso ho un po' paura. Allora iniziamo da questa che la vedo molto scura. Ah, oddio, molto bene, iniziamo alla grande. È l'effetto cloud, eh. No, non so che cosa ho combinato, vediamo quest'altra sui toni più caldi. Non mi dire che sono tutte così, ma perché? No, sta roba è strana forte, eh. Non mi è mai capitato così, di solito così mi capita quando faccio il Petri Dish. Cioè, mi capitava. C'ho paurissima. No, non ci credo, ma perché? Cioè, questa è una roba stranissima.
aiutatemi voi a capire che cavolo sia successo, perché è strano. Non mi dire che sono tutti così. No, sono tutti così davvero. Ma che cosa sarà successo? Questa è una roba che non mi era. Anche questo. Molto bene. Ma perché mi ha fatto così? I passaggi li ho fatti tutti. Ho mescolato, ho fatto tutto. Ho aspettato un po' meno tempo, perché se no, se avete visto appunto il video precedente l'altra volta, quando facevi i rigori, era già diventato talmente denso che non riuscivo a muoverli. Quindi ho aspettato un po' di meno ed era comunque, alcuni erano abbastanza densi, però bene o male si riusciva a fare, cioè si vede qui tutto il mio movimento. E non riesco a capire perché mi abbia fatto una roba del genere. Perché il bianco si è andato totalmente sotto. Non me lo so spiegare. Boh. Cioè, vi prego, sta cosa, aiutatemi perché non ne ho la minima idea. La tiro fuori velocemente così. E lo scopriamo più veloce che ci sia, che avrò mai fatto sicuramente. È stranissimo. Cioè, sono tutti così. Cioè non se ne è salvato mezzo. Io qui alzo veramente le mani. Così. Molto bene. Io non lo so. Non mi è mai capitato una roba di questo genere, quindi non so come mai. Non ho cambiato bianco. Vi dico solo, l'unica differenza è che ho accorciato, ma leggermente. Non è che dici prima lo facevo la pausa di un'ora, adesso l'ho fatta di 5 minuti. Non c'era tutto questo range di distacco orario. Quindi, boh, non riesco a comprendere. Se sapete darmi voi una spiegazione, perché veramente non ne ho la minima idea. Io vi ho detto semplicemente che ho accorciato questi tempi e uso i soliti colori, solito pinata bianco diluito. Boh, nient'altro. Però vi dico, mi piacciono. Questo, non lo so perché c'hanno, comunque sì, c'hanno sto bianco, però è tutto sfumato con i colori, quindi sarebbe venuto anche caruccio secondo me. Però un po' quell'effetto grinze colon, o possiamo dire anche un effetto rughe, è uscito fuori. Ma non capisco perché mi ha fatto una roba del genere. Vi prego, aiutatemi. Boh.
ed è davvero una roba misteriosa questa. Niente, concludo qui questo video di 10 minuti, ma è successo. E aiutatemi voi a capire che po cosa posso aver combinato. Non saprei proprio. Mescolare ho mescolato, un po' di tempi l'ho aspettato prima di fare tutti gli step come al solito, quindi non ne ho la più pallida idea. Aspetto vostri commenti e vostri aiuti per questa cosa che veramente, ripeto, non mi è mai capitata. Forse mi era capitato una volta all'inizio, quando mi sa che non usavo i colori ad alcol, ma avevo provato con i colori normali e una roba del genere, quindi ci stava. Ma questa è una cosa assolutamente incomprensibile, quindi ho bisogno assolutamente di voi. Niente, il disastro l'ho fatto anche per oggi, quindi molto bene. E adesso mi preparo per andare a lavorare, non c'ho voglia, aiuto. E ci vediamo presto. Ciao ciao.